Allora, Poracci, Sarno è stato velocissimo a riconoscere WarioWare Gold, ma vi invito a recuperare tutte le scenette di scansione degli Amiibo perché ci sono delle vere e proprie perle, soprattutto quando si utilizza la statuetta di Wario. Detto questo, tante risposte sbagliate, tutte di alto livello, ma WarioWare, touch it tua, mi sa che non la batte nessuno. Capolavoro. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a cui ancora non è stato affidato un progetto di Silent Hill. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di news sensazionali e riassunti certosini. E non c'è neanche un istante da perdere. Mettetevi subito, immediatamente in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso, lasciando un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. C'è anche il Porion. In descrizione trovate tutti quanti i link. Bene, ho detto tutto. Initziamo! Con quante T? Oggi apriamo con finalmente una bella notizia relativa alla Limited di Xenoblade Chronicles 3. Forse, e dico forse, sottolineando forse, siamo arrivati alla fine di questo calvario. Calmario. La Collector's Edition, esaurita in pochissimo tempo dopo giorni di disservizio del portale My Nintendo Store, è segnata come in uscita il 21 ottobre, cioè domani. E mentre ancora aspettiamo in religioso silenzio l'uscita delle edizioni fisiche di Bayonetta 1, prevista entro la fine della prima metà di ottobre, spoiler, non è mai uscita, a quanto pare Nintendo ha iniziato a spedire le edizioni di Xenoblade Chronicles 3. A questo punto sono curiosissimo di vedere se questa storia si concluderà con una nota positiva o meno. Riusciremo a avere la Collectors in tempo per il Day One, che comunque è in ritardo di 3 mesi rispetto all'uscita del gioco? Nintendo si sarà preoccupata di fare degli imballi adeguati per la spedizione? Io, finché non mi ritrovo la Limited sotto mano, aspetto a cantare vittoria. Tra i tanti canali di videogiochi che mi sento di consigliarvi, c'è ovviamente quello di Masahiro Sakurai, il papà di Kirby e Smash, che una volta conclusa la collaborazione con Famitsu, è diventato praticamente un content creator full time. L'ultimo video è fantastico, da recuperare assolutamente. Infatti qui Sakurai racconta la genesi di Smash e, per la prima volta, parlando del prototipo del gioco, vengono mostrati dei filmati di gameplay di questa versione beta. Una sorta di Smash 0.1 dove non solo tante delle meccaniche erano semplicemente abbozzate, ma in più non era ancora stata pensata l'idea di inserire come protagonisti delle mascotte Nintendo. Praticamente un pezzo di storia che viene a galla, una riscoperta per me sensazionale. Il link ve lo lascio in descrizione. Ah, poi vi ricordo che stasera, anzi stanotte, ci sarà la stream di Capcom dedicata a Resident Evil Village Gold e al remake di Resident Evil 4. Dato l'orario infrasettimanale e l'assenza di veri e propri reveal di un certo livello, direi che posso prendermi una pausa e no, non seguirò in diretta l'evento. Comunque ci aggiorneremo domani riportando tutte le novità nel TG Poro di venerdì. Qualcosa mi dice che sarà una puntata ricchissima. Va bene, passiamo alle notizie del giorno e vorrei fare un attimo il punto della situazione per quanto riguarda le uscite della settimana, perché ho paura che tra uno Sparks of Hope e un Persona 5 si perdano di vista in realtà dei titoli che meriterebbero magari di essere presi in considerazione. Quando ci ripetevamo che da ottobre in poi sarebbe stato un vero inferno per il nostro portafogli, non avrei mai immaginato una situazione così critica. Per esempio, sapete che oggi è stato shadow droppato, ovvero rilasciato senza alcun preavviso, Alan Wake su Switch? La remaster è uscita lo scorso anno su tutte le piattaforme e sapevamo che prima o poi sarebbe arrivata anche su console ibrida. Il punto è che erano parecchi mesi che non avevamo più notizie a riguardo e all'improvviso l'action adventure di Remedy è comparso sull'eShop. Lo sapete, sono un fanboy dello studio e adoro in particolare Alan Wake, ma prima di consigliarvi questa versione aspetto di leggere qualche parere da parte della stampa. Non sappiamo la qualità effettiva del porting e inoltre il prezzo per quanto budget è comunque più alto rispetto a quanto offerto su altre console. Tenetelo comunque d'occhio perché Alan Wake è uno di quei titoli da giocare almeno una volta nella vita. Esce domani invece New Tales from the Borderlands, il seguito dell'avventura grafica sviluppata da Telltale, ora passata tra le mani dei creatori dell'IP, ovvero Gearbox. Questo gioco è stato svelato qualche tempo fa alla Gamescom, cogliendo di sorpresa un po' tutti quanti, anche perché il primo
Tales è considerato come uno dei migliori esperimenti narrativi partoriti da Telltale. Il gioco sembra in linea con le aspettative dei fan, almeno dalle prime recensioni, e se avete prenotato la Deluxe Edition riceverete in bundle anche il primo capitolo. The Breakers è stata invece una vera sorpresa, un multiplayer asimmetrico ambientato nell'universo di Dragon Ball dove i giocatori assumono il ruolo di civili che devono sopravvivere a un attacco del cattivone di turno. Il concept l'ho trovato interessante, ma dal lato tecnico il gioco mi è sembrato tutto fuorché convincente, e invece le recensioni ne parlano piuttosto bene, tenendo sempre a mente che si tratta di un multiplayer asimmetrico alla Dead by Daylight. Comunque è proprio vero, tira più uno spin-off di Dragon Ball che un carro di Bayonetta. The Breakers è entrato nella top 10 dei giochi più venduti in Giappone, superando anche le vendite settimanali di Super Smash Bros. Ultimate. Pazzesco! E chiudiamo invece con la delusione della settimana, ovvero Gotham Knights, accolto molto freddamente dalla critica. Al di là di tutti i discorsi sulle prestazioni su console, il gioco sembra presentare un gameplay molto meno interessante di quanto visto nella trilogia di Arkham. I combattimenti sono rigidi, la progressione tediosa e l'open world monotono da esplorare. Non un brutto gioco in assoluto, a quanto pare i fan della DC troveranno pane per i loro denti, ma con una licenza così importante si doveva fare sicuramente di più. Teniamo le dita incrociate per Suicide Squad di Rocksteady in uscita il prossimo anno. Invece adesso è il momento di fare il riassuntone della stream dedicata ieri sera a Silent Hill. Dopo anni di rumor, finalmente tutte le indiscrezioni si sono concretizzate e in realtà Konami ha messo tantissima carne al fuoco. Rimangono però anche parecchi dubbi. Partiamo dal presupposto che Konami è così fuori da questo mondo che invece di pubblicare una premiere 10 minuti prima dell'inizio della stream ha pubblicato un video normale, esplorabile da subito in tutta la sua durata. Come premessa è stata un po' scoraggiante, ma in realtà le cose sono andate in senso opposto. Abbiamo avuto la conferma che negli ultimi anni Konami ha lavorato attivamente per affidare a studi esterni il brand di Silent Hill e quindi è stata svelata una moltitudine di progetti, tutti molto differenti tra di loro. Ho l'impressione che il perno attorno a cui ruotano tutti questi esperimenti sia il nuovo film Return to Silent Hill, che sarà una sorta di reinterpretazione del secondo capitolo, così come il primo film era un retelling della genesi videoludica vista su PlayStation 1. L'idea è quella di guadagnare quanto più possibile spingendo sulla cross-medialità di un brand del genere, un po' se volete come è accaduto con The Last of Us. C'era bisogno del remake del primo capitolo? In assoluto no, ma probabilmente come mossa ha senso nell'ottica di massimizzare l'attenzione rivolta alla serie televisiva di prossima uscita. Abbiamo quindi il remake di Silent Hill 2 ad opera di Bloober Team, poi Townfall, sviluppato da No Code, quelli di Observer, una sorta di serie interattiva che prenderà il nome di Ascension, e poi Silent Hill F, o Forte, visto il simbolo musicale, che potrebbe essere il nuovo capitolo della serie, ma di cui non sappiamo veramente nulla, se non che sarà sviluppato dallo studio che si è occupato da Resident Evil Resistance e Reverse. Nel progetto, che sarà ambientato negli anni 60, è coinvolto Ryukishi 07, famoso autore di visual novel dalle tinte horror. È bellissimo vedere un tale interesse nei confronti di questa storica serie, ma per ora abbiamo avuto soltanto promesse, tante buone intenzioni e nient'altro, ma soprattutto dei nomi che non è che fanno proprio gridare al miracolo. Non abbiamo uno straccio di data né di gameplay effettivo, elementi che quantomeno possano dare una minima idea della struttura di questi progetti. L'unico titolo su cui si ha qualcosa di più concreto è il remake di Silent Hill 2, sviluppato in Unreal Engine 5, esclusiva temporale PS5, e gestito da Bloober Team. E questo paracci è un po' un campanello d'allarme. Per quanto sia intrigante il nuovo motore grafico, non è che le precedenti produzioni dello studio polacco abbiano brillato, pensate a The Medium, e ci sono già elementi che fanno un po' storcere il naso, come ad esempio il nuovo volto di James, il protagonista. Qui si parla di un remake che per forza di cose deve andare a svecchiare un gameplay che già era legnoso 20 anni fa, e quindi si parla di abbandono delle telecamere fisse in favore di una classica inquadratura in terza persona bloccata dietro le spalle e di un sistema di combattimento completamente riscritto da zero. E stiamo parlando di un mostro sacro del videogame, qui non si può sbagliare con questa operazione di remake. Diamo fiducia a tutto l'entusiasmo che c'è dietro questi progetti, ma andiamoci con i piedi di piombo. E poi allo stesso tempo speriamo che Konami si ricordi anche delle sue mitiche IP dimenticate chissà dove. Il primo pensiero va ovviamente a Metal Gear Solid e Castlevania. E magari chissà, dalla buona riuscita di questi nuovi progetti dedicati a Silent Hill, poi nascerà nuovamente l'interesse a
anche verso questi altri nomi sacri. Comunque, voi poracci, che idea vi siete fatti di questo revival di Silent Hill? E ditemi, sono l'unico che è impazzito completamente con il diorama del finale segreto di Silent Hill 2? Bellissimo, e se vi ricordate è stato anche protagonista di uno dei solo risposte sbagliate di qualche tempo fa. Una scelta veramente poraccia. E chiudiamo questa lunghissima puntata con il nuovo trailer di Final Fantasy XVI. In questo spazio in realtà c'era un'altra notizia, ma mentre stavo scrivendo il TG Poro è uscito il nuovo filmato di presentazione dedicato alla 16ª fantasia finale e mi è salito un hype tremendo. Prima di ascoltare questo segmento vi invito ovviamente a recuperare il trailer Ambition dalla durata di 4 minuti e mezzo, non lunghissimo, ma porca miseria quanta qualità in meno di 5 minuti. A differenza dell'ultimo trailer, incentrato sul combattimento, questo si sofferma maggiormente sulla storia e sul world building di Final Fantasy XVI. E non lo so, forse sono io, ma praticamente c'è tutto quello che vorrei vedere in un Final Fantasy. Si nota che il titolo è entrato in produzione durante l'apice massimo di popolarità del Trono di Spade, ma in realtà il rimando interno più ovvio è quello al mondo di Ivalice e di Final Fantasy Tactics. Intrighi politici, estetica, che finalmente sembra abbandonare tanti degli elementi più orientaleggianti, insomma i giapponesismi che mi avevano fatto allontanare gradualmente dalla serie, e poi una musica a dir poco epica. Il trailer per me è perfetto, anche se rimane qualche ombra sul combat system, che si intravede appena, ma quell'interfaccia sembra uscita proprio da un picchiaduro e spero che Square sia riuscita a trovare un giusto compromesso tra tattica e azione, proprio come è accaduto con il remake di Final Fantasy VII. Yoshida ha confermato che il titolo è entrato nelle fasi finali di produzione, ormai siamo agli ultimi ritocchi, ma l'uscita è comunque confermata per l'estate 2023. Sarà un anno lunghissimo, un'attesa straziante, ma credo che da questo momento in poi ci sarà un vero e proprio crescendo mediatico nei confronti di Final Fantasy XVI e non vedo l'ora di vivere questo viaggio. E voi? Siete in hype per il 16° capitolo? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video, voi mi raccomando, nel frattempo fate i bravi, riposatevi, dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Silent Michele 16. Ciao. Ehi, fermo. Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa. Ho come la sensazione di essermi dimenticato qualcosa di importantissimo, ma... Boo.